L'esigenza di arricchimento dei terreni in maniera corretta e evitando al massimo l'uso di fertilizzanti chimici è sempre più sentita dai coltivatori attenti anche alla produzione con criteri di bioagricoltura e alla qualità del prodotto finale. Ma è il primo anno che lei fa questo trattamento? Non è il primo anno, è il terzo anno, però ne ho da distribuire tanta. E è un prodotto eccellente per i nostri terreni argillosi compatti, perché questo è un ammendante, li rende più sciolti, più permeabili all'acqua, per cui le piante anche attingono meglio le sostanze nutritive che le alimenta. Qual è la funzione di questo materiale una volta che viene distribuito nel terreno? Il materiale è compost prodotto da Aisa Impianti S.p.A. è un materiale organico che ha delle funzioni essenzialmente ammendanti, cioè migliora le caratteristiche fisiche del terreno, ma anche, altresì anche funzioni fertilizzanti e funzioni anche microbiologiche. Ma cosa contiene questo materiale e da dove proviene? Allora, questo è un materiale organico che naturale, che diciamo proviene da un processo di decomposizione ottenuto negli impianti di Aisa Impianti, ed è costituito essenzialmente per il 30% da residui scarti del verde ornamentale, per il 70% invece dalla frazione organica derivante da rifiuti soliti urbani derivati dalla raccolta differenziata. Ma questo tipo di materiale, che essenzialmente si chiama come? Ammendante compostato misto. Ecco, è utile anche nella coltivazione biologica? Sì, infatti in base alla legislazione comunitaria questo ammendante compostato misto ha delle caratteristiche già testate e derivanti da analisi ufficiali che denotano che i componenti e diciamo, tutti i vari elementi sono tali da poter essere utilizzato tranquillamente in agricoltura biologica. Questo sostituisce alcuni prodotti chimici, quindi? Certo, per un'azienda agricola il fattore limitante in genere è la fertilizzazione organica, che dà la sostanza organica che dà, che è la chiave di volta della fertilità del terreno, che troppo spesso, come vediamo, in mancanza di letame e di altri concimi organici soffre, e quindi spesso soffre di degradazione di fertilità. Ma da dove viene questo prodotto e come si produce? Nell'impianto integrato di trattamento rifiuti di San Zeno arrivano quotidianamente tonnellate e tonnellate di potature e sfalci dalle varie zone della provincia, oltre all'umido raccolto dalle famiglie e depositato negli appositi cassonetti. È un processo industriale complesso, costituito da varie fasi, tutte attentamente monitorate e presidiate dal punto di vista ambientale. E questo a garanzia di un prodotto finito di alta qualità. Cosa sta avvenendo in questo capannone? Qui viene lavorato il rifiuto umido che è pervenuto dalla raccolta differenziata, viene via via lavorato, selezionato, perché bisogna renderlo puro, bisogna renderlo... Perché vedendo che è stato conferito come differenziato, come umido, ma ci sono altre cose, molte altre cose. Sì, purtroppo questo è il problema che c'è nella raccolta differenziata, la qualità della raccolta differenziata. Noi qui dovrebbe andarci sostanzialmente solo la parte umida, la parte organica, quella che è possibile trasformare. Invece nella realtà dei fatti ancora oggi siamo un po' indietro rispetto a questo tema. E molte volte troviamo plastica, cartone, c'è di tutto, abbiamo visto prima una radio usata, buttata via. E purtroppo questo è il limite che comporta dei costi maggiori anche nella lavorazione. Requisito essenziale per una corretta separazione è sapere cosa può essere conferito nell'umido e cosa invece è da considerarsi materiale di scarto. L'umido è costituito da tutti gli scarti di cucina, nessuno escluso, e dagli sfalci e potature di un giardino. Tutti gli altri materiali sono da considerarsi non idonei, quindi niente carta, cartone, plastiche o vetri, e tantomeno batterie esauste o apparecchiature elettroniche. Che percentuale di scarto c'è in quello che dovrebbe essere l'umido? Più del 50%. Bisognerebbe sempre più aumentare la qualità della raccolta differenziata, perché questo permetterebbe a tutte le lavorazioni, non solo a quelle dell'organico, ma anche alla lavorazione degli imballaggi, un migliore recupero dei nostri rifiuti.
Vediamo anche molti sfalci, molte potature, molto legname portato. Quello che funzione ha? Quella funzione di fungere da strutturante per il compost, per la parte che poi verrà riutilizzata nei campi oppure anche negli ortaggi e per arricchire il terreno anche familiarmente, anche nelle semplici terrazze. Bisogna tendere a far sì che il meno possibile vada a smaltimento, cioè che vada in discarica, che oggi l'unico impianto rimasto di smaltimento è la discarica. Tutti gli altri impianti tendono ad essere tutti impianti solo di recupero, o recuperare della materia o recuperare energia, sicché gli investimenti e lo sforzo di tutti deve essere in questo senso. Ricordiamoci quindi l'importanza della qualità della raccolta differenziata, che non è solo un numero percentuale, ma una necessità per limitare lo scarto che finisce altrimenti in discarica. L'impianto integrato di San Zeno è un patrimonio per il nostro territorio e si inserisce nel quadro normativo europeo che definisce la riduzione dei rifiuti, il recupero di materia e il recupero di energia come priorità assolute.